Al di là dei bollettini quotidiani, la gravità della pandemia è data dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, che rileva come nei primi 21 giorni di marzo, al nord, i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media del 2015-2019. E morire ai tempi del coronavirus è ancora più complicato. Lasciare questo mondo in isolamento, senza il conforto dei propri cari vicino, è la sorte di chi passa gli ultimi giorni di vita in isolamento. Il dolore di chi rimane non può avere il conforto di un funerale vero, con parenti, amici, quel cerchio di protezione che conforta nel momento del lutto. L'estremo saluto può avvenire per tutti solo in cimitero, tra i familiari più stretti. Il tutto diventa più complesso se la morte è dovuta al Covid-19. Il familiare deceduto non può essere visto, viene immediatamente chiuso nella cassa, avvolto in un lenzuolo igienizzato senza poter essere vestito. In molti casi il funerale avviene senza nessun parente, in quanto i familiari più stretti, coloro che avrebbero potuto assistere, sono a casa in isolamento fiduciario. È così che gli addetti delle pompe funebri trasmettono su WhatsApp o su Skype la benedizione del sacerdote. È vero, la messa di suffragio la si può celebrare più avanti, quando si ritornerà alla vita normale, ma intanto anche l'estremo saluto, un momento di dolore e di disperazione, è ancora più triste e angosciante.